L'inizio di tutto è nato da una necessità mia che avevo di cambiare vita. Ho fatto per 15 anni il genitore meccanico, ero a casa la sera sempre grigio, non avevo l'energia per stare con mia figlia. Facevo campionamenti ambientali vicino ai camini di aspirazione delle fabbriche. Sempre più queste misure che io facevo venivano falsificate poi alla fine i risultati finali perché non rispettavano le concentrazioni limite che sono previste dalle leggi. Avevo già fatto presente questa cosa ai miei superiori che non erano molto contenti, fin quando dopo alcune azioni di mobbing non mi hanno licenziato proprio in tronco. Conoscevo già Marco da qualche anno, mi ha accolto immediatamente nell'officina. Non sapevo più dove sbattere la testa, essendo un po' un biciclettomane, conoscevo già Marco, gli avevo raccontato della mia situazione, mi ha proposto di venire a provare qua. Abbiamo fatto nell'arco di 4 anni più di 200 telai. Genercycle è un posto dove vengono create biciclette su misura. Il concetto era nato dal riciclo di vecchie biciclette, quindi da vecchi telai per lo più mountain bike, che venivano trasformati in cargo bike, quindi biciclette da carico. Negli anni il progetto è cresciuto tanto e al momento realizziamo tutto all'interno della nostra officina. Non abbiamo al momento rivenditori, quindi facciamo vendita diretta. Questo per tenere basso il prezzo e per poter dare l'opportunità al cliente finale di pagare per il vero valore della bicicletta, perché di mezzo non ci sono container che passano per Taiwan, non c'è l'importatore nazionale, non c'è il singolo rivenditore. Parallelamente hai la possibilità di avere una bicicletta su misura e soprattutto viene fatta in base all'utilizzo che poi ne andrai a fare. Dopo la saldatura di Marco mi occupo per dire della pulizia, delle saldature, poi mi occupo della logistica, nel senso che magari devo portare questi telai ad eseguire alcune lavorazioni esterne. Quando rientra, dopo che Marco magari ha fatto l'ordine dei pezzi, io mi occupo del montaggio. È un ambiente più familiare che lavorativo. Non lo senti come un lavoro inteso come magari potessi intenderlo prima, che era una sofferenza per portare a casa la pagnotta, ma qua è vivere, semplicemente vivere. Una delle cose più importanti, credo, è che questo è sicuramente un luogo in cui si possono incontrare un sacco di persone interessanti Si anche. pranza qui, si cucina qui. Magari mentre uno continua a lavorare, l'altro mette sull'acqua. Dopo il lavoro e il tempo libero e la vita si fondono insieme, perché comunque tu stai facendo un tuo prodotto, è quello che a me e a noi piace fare. Il concetto della cargo bike nasce da un bisogno di muoversi all'interno della città come se fosse un'automobile. Tutto questo fa sì che negli anni abbiamo sviluppato, a partire da semplici pianali, box in alluminio per il delivery del food, o cassoni in legno con seggiolini, cinture, parapioggia. Tutto questo per poter portare i bambini in maniera sicura sopra le biciclette. Il cane, la spesa, qualsiasi cosa. Quando tu sei fermo al semaforo con la tua auto e magari devi aspettare due giri di verde per poter passare, e a fianco a te sfreccia il tuo collega in bicicletta che arriva al lavoro 10 minuti prima di te, magari dopo una settimana che va avanti così, magari un pensierino ce lo fai, però deve essere sicuro, altrimenti non lo fai. L'Italia che cambia, l'Italia che nel male si è fermata e può sfruttare questa
questo stop, questa pausa per poter riflettere, poter migliorare. Le gambe speriamo che siano piccole persone che spieghino a chi deve ascoltare come bisogna fare per cambiare questo paese. Alcune amministrazioni stanno iniziando ad attivarsi davvero su questo discorso, magari delle ciclabili, ed è una speranza, perché insomma adesso andiamo a vedere che cosa succede nei prossimi mesi. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia.